non immaginare. Grazie. Sono già stati fatti molti complimenti alla ricerca, quindi non mi ripeto. I miei complimenti invece li faccio al collega di Amsterdam, che per il suo splendido italiano, vorrei parlare italiano bene, sono molto invidioso. Passando al merito, vorrei toccare su un punto che mi sembra uno dei tanti temi che è emerso ripetutamente, che è quello della, che definirei della visione di quella fase come di un'opportunità persa o comunque di un'attività che non ha lasciato un sedimento veramente forte all'interno, perlomeno non recepito completamente dalle istituzioni. L'intervento di Cossetta certamente toccava alcuni di questi temi, e anche la presentazione dei dati per certi versi sottolineava questo aspetto di discontinuità. Io non contesto per niente questo tipo di interpretazione, però vorrei invece sottolineare alcuni elementi che a me sembrano di continuità, in particolare riferendomi ai profili di queste persone, per quanto si è potuto capire dai dati messi in luce. Credo che la questione della continuità o discontinuità si fissa sempre, va sempre valutata relativamente, relativamente alle caratteristiche del fenomeno di cui ci si occupa in generale. Nel caso dei movimenti, fra i movimenti sono per definizione contingenti e temporanei, per cui la continuità è sempre una continuità in ogni caso relativa, ma questo vale in particolare per i movimenti cosiddetti pacifisti o antiguerra, termine che si usa spesso più come equivalente, che ovviamente non è. In realtà il pacifismo è un fenomeno come una brutta bestia da studiare, perché è quello che maggiormente è esposto alla variazione nel ciclo politico internazionale. Anche ormai disponiamo di sondaggi ripetuti nel tempo che più o meno ci danno un'idea approssimativa di quanto sia l'incidenza di vari fenomeni di partecipazione protestataria, ma che sono molto meno attendibili nel caso del pacifismo, in quanto appunto la variazione delle misure è molto accentuata. Se c'è una crisi politica forte internazionale in corso, il tasso di impegno sale in maniera significativa. Siamo sempre sotto i due, raramente arriviamo in doppia cifra, però le differenze non sono irrilevanti. Quindi da questo punto di vista è sensato, secondo me, porsi il problema di quanto sia le esperienze di cui ci stiamo occupando qua siano realmente discontinue. Specialmente questo vale soprattutto per l'Italia. L'Italia è un paese in cui, perlomeno secondo dati di una ricerca comparata che abbiamo fatto nel 2003 fra chi protestava contro l'intervento in Iraq, l'Italia emerge come non uno, come uno di quei paesi in cui, dal punto di vista del profilo di chi protestava in quella particolare circostanza, le caratteristiche dominanti non erano quelle dell'impegno pacifista costante. C'è un paradosso: le persone che il core, il centro degli attivisti che partecipavano a queste dimostrazioni, non parlo delle organizzazioni, parlo di sondaggi fatti fra le persone che hanno. I core di queste persone, in termini di connessioni, erano persone che erano attive sul tema della pace, ma non erano attive in organizzazioni pacifiste. Vale a dire, chi lavorava concretamente in continuità in organizzazioni pacifiste non era al centro di queste delle campagne più visibili, cosa che invece accadeva per gli Stati Uniti, per la Francia, per il Regno Unito, per altri. Non abbiamo tempo di chiedersi di discutere perché queste differenze, le ragioni di queste differenze, ma in ogni caso questo è importante, perché quello che abbiamo sentito oggi non è tanto una manifestazione di pacifismo, di movimento a mobilitazione antiguerra direttamente, e soprattutto una, per quanto la differenza non sia fissabile e definibile in modo rigido, ma è certamente una manifestazione del pacifismo come un progetto culturale, solidaristico, di continuità, che ha anche una dimensione di domanda politica, ma che soprattutto si colloca su quell'altro terreno, vale a dire va molto più nella direzione della cooperazione. Ora, da questo punto di vista, a me la mia sensazione, anche guardando i pochi dati presentati, è un tema che penso vada approfondito con una successiva analisi, la mia sensazione è che queste persone siano persone che hanno in qualche modo, certamente hanno sviluppato esperienze che sono in grado di garantire una continuità, anche dal punto di vista della relazione sui temi.
artisti, al di là delle variazioni delle biografie individuali. Detto questo, sotto di sé il fenomeno forse quello che stiamo occupando è una manifestazione di quello che suggerisco che sia stata una manifestazione particolarmente intensa di una serie di iniziative che erano già presenti in Pina e che sono poi continuate anche negli anni successivi. Secondo punto, e finisco, una volta suggerito che forse c'è più continuità di quella che si poteva pensare in questo tipo di profili, in questa esperienza, mi smentisco immediatamente se me stesso e un dubbio che si aggancia a quello che è stato detto sia da Zabel, credo che se ho capito bene anche da Ferrante. Va bene, cosa garantisce alla fine questo tipo di continuità? Ora, se io vedo giudicare dai dati i profili di queste persone, sono larghissima misura persone che stanno nel settore delle cosiddette professioni socioculturali, non coincide col terzo settore, ma in parte terzo settore, in parte professioni socioculturali in generale. Vale a dire, questo settore della società che è quello che notoriamente negli ultimi 30 anni ha fornito le maggiori energie, i maggiori numeri, i numeri più elevati all'attivismo in varie forme di attivismo politico. Ora, la fase attuale da questo punto di vista è significativa perché siamo in crisi da decenni, però in questa fase siamo in una fase in cui la pressione anche fiscale, la pressione economica sulla capacità dello Stato di intervenire e degli enti locali in generale, perché non solo delle istituzioni dello Stato, anche locale ovviamente, di intervenire a sostegno della società è particolarmente forte. E questo perché? Questo pone dei problemi anche a questo tipo di... per la riproduzione di questo tipo di attività. Questa attività io non credo affatto nella totale nel fatto che queste attività si riproducano perché in quanto sono finanziate su subsidiate, dalla parola inglese, non quella italiana, sponsorizzate con fondi pubblici, ma proprio non neanche nella versione opposta, della visione opposta ovviamente del terzo settore, della società civile come indipendente dall'istituzione. Il problema è sempre come si configura la relazione fra l'intervento pubblico e l'intervento e spinta autonoma della comunità. Ora, credo che qua ci sia un problema sostanziale che si pone di trasformare in parte per la crisi, in parte però francamente per orientamenti culturali, ideologici assolutamente dominanti e non solo in questo paese. Si pone un problema, ci sia un problema più generale di quello del rapporto che fra le varie forme di associazionismo hanno con l'intervento pubblico, con la sfera pubblica. E questo, da questo punto di vista, la ricerca mi sembra importante perché pone degli interrogativi non soltanto sulla continuità dell'impegno sul tema della pace e della cooperazione internazionale, ma credo sulla natura più generale dell'azione collettiva.